7 calciatori che hanno vinto più calcio mondiale. Numero 7. Giovanni Ferrari. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo mezzala. Annoverato tra i migliori giocatori della sua generazione, è uno dei calciatori italiani più vincenti, può vantare 2 coppe del mondo nelle loro realizzazioni e una coppa nazionale conquistate negli anni 1930 con la Internazionale. È uno dei 5 calciatori che sono riusciti a vincere scudetti in 3 diverse squadre. È inoltre l'unico atleta, assieme a Cesare Maldini, ad aver partecipato ai mondiali sia nelle vesti di giocatore che in quelle di allenatore della nazionale azzurra. Numero 6. José Macha. José Macha, detto Pepe, è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano. Ha giocato come ala sinistra nel Santos e nella nazionale brasiliana. Ha vestito per 40 volte la maglia verde-oro, segnando 22 reti, attualmente è al 21esimo posto nella classifica dei migliori marcatori con la maglia della squadra nazionale. Ha preso parte al campionato del mondo 1958 e al campionato del mondo 1962, vincendoli entrambi, ma senza mai scendere in campo nelle fasi finali, rispettivamente in Svezia e in Cile. La prima volta aveva 20 anni ed era un sostituto, e la seconda volta ha subito un infortunio che lo ha lasciato fuori. Incredibile. Nel 1973 ha cominciato ad allenare sedendo sulla panchina del Santos. Numero 5. Valdir Pereira. Valdir Pereira, meglio noto con lo pseudonimo Didi, è stato un calciatore e allenatore di calcio brasiliano. Soprannominato MR Football e, per la sua eleganza, OPR con accento acuto Ancipe e T con accento acuto Ope, partecipò a 3 edizioni dei campionati mondiali di calcio, Svizzera 1954, Svezia 1958, dove fu giudicato miglior giocatore del torneo, e Cile 1962, vincendo le ultime 2. Con la nazionale di calcio brasiliana registrò 74 presenze e segnò 21 gol. Considerato uno dei maggiori calciatori brasiliani di tutti i tempi. Numero 4. Marcos Evangelista. Marcos Evangelista de Moraes, meglio noto come Cafu, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore. Soprannominato il pendolino, è considerato uno dei più grandi terzini destri di tutti i tempi. È primatista assoluto di presenze con la maglia della nazionale brasiliana, con la quale vanta un quinquennio da capitano, 2002-2006, 142 presenze e 2 gol, si è laureato per 2 volte campione del mondo, nel 1994 e nel 2002, per 2 volte campione d'America nel 1997 e nel 1999 e per una volta vincitore della Confederations Cup nel 1997. Numero 3. Hilderaldo Bellini. Hilderaldo Luiz Bellini è stato un calciatore brasiliano. Nacque nello stato di San Paolo con un padre di origine italiana. Fu selezionato nei campionati del mondo del 1958 in Svezia, nel 1962 in Cile, dove divenne campione, e passando alla storia come il primo giocatore, in qualità di capitano della nazionale brasiliana, nel sollevare la Coppa del Mondo. Quel gesto divenne da allora un classico, che dura tuttora. Era conosciuto in Brasile come uno dei più forti difensori centrali della nazione, ed era onorato con una statua all'ingresso dello stadio Maracanã, che lo rappresenta elevando il trofeo della Coppa del Mondo del 1958. Numero 2. Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza, detto Peppino o, in dialetto milanese. Peppin, è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Considerato da alcuni esperti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi nonché tra i migliori in assoluto. Con la nazionale italiana fu campione del mondo nel 1934 e nel 1938, rimanendo tuttora il secondo miglior marcatore della rappresentativa azzurra, dietro al solo Gigi Riva. Giocato nelle 3 grandi squadre d'Italia, e quando morì nel 1979, l'Inter e AC di Milano, acconsentirono a cambiare il nome dello stadio della città, per lo stadio Giuseppe Meazza. Numero 1.
Edson Arantes. Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Conosciuto anche come O Rei do Futebol, in italiano il re del calcio, è il calciatore del secolo per la FIFA, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l'International Federation of Football History and Statistics, nonché pallone d'oro FIFA del secolo. È l'unico calciatore al mondo ad aver vinto 3 edizioni del campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA. Incredibile.